Bella a tutti compagnia, ci tengo a ringraziare Electronic Arts Creator Network per avermi invitato all'anteprima della Season 3 di Battlefield 2042. Sono qui oggi ragazzi per parlarvi nel dettaglio del nuovo Railgun Tank EMKV90-Thor. Non potete capire quante volte mi sono impappinato nel dire questo nome. Prima di iniziare vi ricordo di andare a vedere anche gli altri video dedicati alla Season 3 di Battlefield 2042, dove vi parlo nel dettaglio delle altre novità, come le nuove armi, la nuova mappa, i rework, gli specialisti e tanto altro. Mi raccomando, andateli a vedere. Detto questo, cominciamo, perché c'è davvero tanto di cui discutere. Prima di tutto ci tengo a parlarvi di un importante aggiornamento che riguarda proprio i veicoli, ovvero una nuova e importantissima modifica che riguarda proprio la selezione dei veicoli, perché verrà nuovamente modificata la predisposizione, suddividendoli in trasporti leggeri con la macchina e l'hovercraft, trasporti terrestri armati come il MAV e il Bolt, carri armati leggeri come il Wildcat e il Ram, carri armati pesanti come il T-28 e quell'altro che non mi ricordo mai come si chiama, e il nuovissimo Thor, veicoli da trasporto come il Condor e l'Hind, elicotteri d'attacco come l'Ocum e quell'altro, il Nightboard e i due elicotteri stealth, e per finire gli aerei. E devo dire che personalmente questa modifica mi piace, perché dà maggiore varietà all'interno della mappa senza andare troppo a sbilanciare il gameplay, perché se noi prima potevamo selezionare due elicotteri stealth, adesso a disposizione ce ne sarà solo uno, però d'altro canto ci sarà finalmente un obbligo nell'utilizzare gli aerei, che in linea di logica, togliendo i missili anticarro, sono i diretti rivali degli elicotteri. Stessa cosa per quanto riguarda gli antiveivoli, perché adesso MAV e Wildcat avranno un posto a sé stante, dunque tra virgolette ci sarà un obbligo nell'utilizzarne almeno uno in partita, e a me questa cosa personalmente fa solo che piacere. E qui vorrei sapere voi cosa ne pensate qui sotto nei commenti riguardo questa modifica, se vi piace o meno. Ma torniamo ad analizzare il nostro EMVKV90-Thor. Io come già detto ho già avuto modo di provarlo durante il playtest e continuo a ripetervi che è veramente strano da utilizzare, per quanto molto forte. Partiamo col parlare della sua mobilità. Innanzitutto, trattandosi di un carro armato pesante, la sua velocità di spostamento è ridotta. Ma se questo non bastasse, la cosa che veramente mi ha fatto strano e non capisco se si tratti di un bug o è veramente una scelta di gameplay, non potrete letteralmente strezzare a destra e a sinistra, dovrete iniziare ad andare in avanti per poi poter girare. Ed è una cosa che mi ha stranito tantissimo, perché ti va a togliere quella via di fuga nel girarti e scappare. In questo modo vi costringono quasi a giocartela in modo strategico, perché devi stare attento a dove ti posizioni. E parlando proprio di posizionamento, andiamo a vedere anche la sua modalità di assedio, perché tramite un tasto, in questo caso da PC Z, il carro armato si abbasserà fino a quasi toccare terra ed entrerà in una modalità in cui non si potrà muovere fino a che non ripremerà il tasto per rialzare le sospensioni, ma dall'altra parte aumenterà il suo rate di fuoco e i danni che andrà a infliggere. Attualmente non saprei dirvi con certezza di quanto aumenti il danno, e questa cosa un po' mi ha ricordato la meccanica dei camion d'artiglieria di Battlefield 1. Per quanto riguarda proprio la modalità di fuoco di questo carro armato, trattandosi di colpi elettromagnetici, esattamente come la Railgun Roshka MK4, prima di poter sparare un colpo dovrete aspettare quel mezzo secondo di carica, e cosa molto importante che lo rende molto difficile da utilizzare come carro armato, quando il proiettile si inizierà a caricare non potrete più muovere liberamente la visuale, cosa che rende difficilissimo prendere i veicoli in movimento, perché dovrete essere precisissimi al millesimo per poter colpire ad esempio una macchina o un elicottero e così via. E per quanto riguarda proprio i danni sui veicoli, noi avremo a disposizione un HV EMG Hammer e un HHV EMG Maul. Per farvelo in breve, l'Hammer è un colpo normalissimo, il Maul è un colpo obice, ed infatti sarà quello che infliggerà molti più danni ai veicoli. Per quanto ho potuto vedere e testare, a livello di danno parliamo di qualcosa che bisciotta i carri armati leggeri, il che è giustificato secondo me dalla sua lentezza sia nello sparare che nel muoversi rispetto proprio a determinati veicoli. Andando a logica, ad esempio macchine e hovercraft li one shotterete, e da quello che abbiamo testato Wildcat e Bot vengono tirati giù con due soli colpi. Per quanto riguarda invece carri armati, trasporti pesanti, ne serviranno 2-3, dipende se fate critico o meno. E questa cosa lo rende forte? Secondo me no, perché come ho già detto mettere a segno un colpo è comunque abbastanza difficile, anche perché nota importantissima, a livello di splash damage questi colpi sono pari a zero. Ho avuto modo di sparare ai piedi di alcuni nemici e averli visti sopravvivere tranquillamente, dunque per come la vedo io la natura di questo carro armato, concedetemi la parola, sta nel camperare, ovvero il focus principale rimane l'abbattere altri veicoli, perché con la fanteria farà molta fatica sia per mobilità che per arsenale, ma soprattutto anche per la modalità assedio. Dunque andando a logica, il metodo più corretto di utilizzare questo carro armato è mettersi su una posizione elevata e sfruttare il suo alto potenziale per abbattere i veicoli nemici. Anche perché mi stavo dimenticando di dirvi una cosa importantissima di questo carro armato, ovvero che i suoi colpi elettromagnetici attraversano il sistema di protezione reattiva, ovvero quello in dotazione per l'LBC RAM, e che vi ricordo durante la Season 3 uscirà per tutti gli altri carri armati veicoli. Quest'altro importantissimo dettaglio rende ulteriormente questo Thor a tutti gli effetti un antiveicolo. Ma andiamo a vedere nel dettaglio gli armamenti di questo carro armato. Innanzitutto avremo solamente due posti a disposizione, come armi primarie come
come vi ho già detto, avremo a disposizione i colpi normali chiamati Hammer e i colpi obici chiamati Maul. Come armi secondarie abbiamo la solita mitragliatrice leggera o pesante da poter scegliere. Come gadget primario, come al solito, abbiamo le Smoke. E come gadget secondario avremo il sistema di riparazione e il sistema di protezione reattiva. E per finire troviamo un gadget integrato che offre una passiva importantissima, ovvero il rilevamento minacce, che consiste in un sistema che evidenzia un soldato o un veicolo che infligge danni al carro armato. Esattamente come la passiva di Rao o Pai, che adesso non mi ricordo chi dei due, dove in poche parole quando voi verrete danneggiati vi spotterà chi e dove vi sta infliggendo danno. Per quanto riguarda invece il gunner secondario, anche qui ritroviamo la classica mitragliatrice pesante o leggera e, cosa molto interessante, come equipaggiamento la possibilità di lanciare granate EMP, esattamente come gli elicotteri stealth della Season 1. Insomma, che dire di questo nuovo tank? A me personalmente piace e non vedo l'ora di metterci mano in modo tale da capire meglio come deve essere utilizzato, ma capisco che a molti potrebbe non piacere. Però c'è da dire che DICE è riuscita a sfornare un interessante carro armato. Resta solo da vedere se sarà bilanciato. Detto questo, ragazzuoli, il video finisce qua. Spero tanto che vi sia piaciuto e soprattutto che vi sia stato utile. In tal caso fatemelo sapere con un bel mi piace ed un commento, dicendomi voi cosa ne pensate di questo EMKV90-Thor e in generale di questa Season 3. Iscrivetevi al canale se ancora non lo siete passati dal mio profilo di Instagram, Discord e Telegram che trovate qui sotto in descrizione, come troverete anche il mio canale Twitch, dove mi potete trovare live dal lunedì al venerdì tutte le sere. Ringrazio nuovamente Electronic Arts per avermi invitato a questa anteprima e noi ci vediamo con un prossimo video sempre by Bad Company Italy.